Eccoci per un'altra puntata di Up and Down. Oggi parliamo di donne multitasking, di quelle donne che si dividono tra carriera, mariti, figli. Lo facciamo con Raffaella Clementi, che è una blogger, scrittrice e lavoratrice. Grazie Raffaella per essere qua. Grazie a te Alessandra di avermi chiamata, invitata, mi fa molto Allora, come si piacere. fa a fare tutto? E si fa, ma male, nel senso, devi vedere la pila delle camicie a casa mia. Scherzo, si fa veramente lasciando forse indietro qualcosa. Si fa tutto, ma avendo magari un bambino ci sono delle priorità. Quindi cerco di stare dietro a mio figlio, quindi magari il tempo, la qualità del tempo, anche se poco, cerco di dedicarglielo, cerco di scrivere magari di notte, cerco di stirare di domenica. Ho vicino delle persone, Che ti adorano, che mi quindi aiutano, devo dire, santa mamma, le nonne fanno preziose. assolutamente fanno dei miracoli, un compagno che mi aiuta e si fa tutto arrangiandosi a fatica, però con grande passione. Ecco, quello sì, con grande passione. Però non si rinuncia alle passioni, non si rinuncia assolutamente, quindi tu hai un blog Sì. dove ti contatti con tante donne, ti interfacci con tante donne. Sì, Alessandra, diciamo che il mio blog nasce per un motivo preciso, nel senso che è una costola Del di un libro. libro a cui io tengo in maniera particolare perché è la storia di mio figlio. Lettera a un bambino che è nato. Libro Esattamente. peraltro che tu non volevi scrivere, cioè non volevi pubblicare, hai scritto ma non volevi pubblicare. Ma chi ti ha Esattamente. convinto a pubblicarlo? In realtà il blog, nel senso, il mio libro, io ho scritto questo libro per il primo compleanno di mio figlio, dove io gli racconto come è stato cercato e come è stato concepito, quindi con una fecondazione in vitro. Io ovviamente non lo volevo chiaramente pubblicare, non volevo renderlo pubblico. Era un diario scritto per il suo primo compleanno e l'ho messo lì nel cassetto. Come mai Però non volevi rendere pubblico il fatto che per avere un bambino, visto che ci sono veramente ormai tante donne che per sì. avere un bambino devono ricorrere alla fecondazione artificiale, perché ci si sente così, non. Sai, il problema dell'infertilità è un grosso problema, ma è un mondo a parte, nel senso che chi vive problemi nella procreazione dei figli sente un vuoto enorme. È un vuoto in cui comunque hai proprio una distorsione della percezione della realtà, delle amicizie, e hai anche un senso di crisi individuale e di coppia, nel senso tu non sei adatta a fare quello che biologicamente dovresti fare, sostanzialmente, no? Quindi ti Quindi ci si senti, sente in sì, deficit. assolutamente sì, ti senti proprio difettosa, ti senti Certo che difettosa. la società poi non aiuta tanto in realtà. Assolutamente no, non aiuta la società, non aiuta la legge che regola la procreazione medicalmente assistita. Che in Italia si può fare, soltanto ci sono lunghe file d'attesa, diciamolo, e poi Ci si può sono. fare quella omologa e Omologa. non quella eterologa. Sì, anche qui devo dire che la legge è assolutamente una legge iniqua che per fortuna si sta smantellando pezzo per pezzo. Quando però si dice così, bisogna capire che dietro ai pezzi che si stanno, ringraziando il cielo, smontando, vuol dire che ci sono delle persone dietro che hanno un loro percorso, una loro storia, che sono andate davanti ad un giudice. Sai, parlare della legge 40 è veramente impegnativo perché è una legge molto complessa e che secondo me umilia proprio la donna. Considera solamente che la legge, per fortuna questo pezzo è stato cambiato, non permetteva l'analisi preimpianto in casi di malattie genetiche, ma permetteva l'aborto. Quindi Quindi, insomma cioè, diciamo, una c'erano legge. delle forti incongruenze, che però adesso sembrerebbe che le cose stanno un po' Sta un po' cambiando cambiando, e sì. speriamo che presto anche in Italia si possano fare delle fecondazioni sia omologhe che Sì, eterologhe. assolutamente sì. Il titolo del tuo libro richiama a un libro capolavoro della Fallaci, il tuo libro si chiama Lettera a un bambino che è nato, il capolavoro della Fallaci si intitolava Lettera a un bambino che non è nato. No. Mai nato. E quindi, ma ti ha ispirato in qualche modo? In che modo? Ma guarda, ovviamente il mio libro non ha nulla a che fare con il grande capolavoro della Fallaci, che voglio dire è assolutamente un omaggio il titolo del mio libro. È un problema io parlo di maternità mancata, mentre lì magari il problema era Scelta di non far certo. figli. Certo,
diciamo che io ho cercato di trattare questo problema, questa infertilità, da un punto di vista più di emozioni e di sensazioni. Cerco di non solo spiegare a mio figlio il viaggio verso di lui, ma anche proprio il mondo delle emozionale che c'è dietro, il rapporto con il mio compagno, quindi con suo padre. Anche ho cercato di fermare in alcune parti il tempo, no? Ci ho fotografato dei momenti in cui di crescita sua e proprio per fargli capire, guarda, il momento in cui noi ti abbiamo cercato, il nostro mondo era questo, la nostra società era questa, una società in questo momento vecchia, perché comunque vecchi noi ragazzi, tra virgolette vecchi, vecchie ragazze che cercano di fare figli sempre più tardi, perché ovviamente arrivi, no, a un punto in cui magari sei professionalmente... ti sei sistemata, hai una casa, magari un lavoro, e quindi dici, beh, sì, adesso forse è il momento di fare un bambino, perché gli si possono offrire molte più cose. Sì, però magari ti rendi conto che forse hai perso del tempo prezioso, perché comunque la fertilità... Il picco di fertilità sembra che è a 25 anni, il massimo momento in cui si può avere un figlio, poi a 35... comincia totalmente a scendere e quindi i tempi, l'orologio biologico dice addio. Sai Alessandra che non ce lo dice nessuno prima, nel senso... È una cosa che non viene molto pubblicizzata. No, non viene pubblicizzata, adesso magari sì, perché è in aumento ovviamente il numero di noi donne che abbiamo problemi e che soprattutto lo vogliono raccontare. Perché alla base, tornando al discorso di prima, alla base del blog è vero che c'è questo bisogno proprio di condivisione e ci sono tante, ma tante donne, sia che hanno trovato il loro bambino, ma sia che lo stanno cercando, che hanno proprio bisogno di raccontare, di avere delle relazioni solide, forti, con altre donne che dicono guarda, anche io sento queste stesse tue paure, anche io sento questa solitudine, anche io mi sento incompleta, perché magari mentre tu vivi queste sensazioni ti sembri matta, ti sembri... Beh, anche perché le cure per avere un figlio sono dei forti bombardamenti ormonali, comunque invasive, ecco. Sì, molto in invasive, qualche modo. Sì. Soprattutto, a parte fisico, ma anche molto psicologiche. Assolutamente, l'attesa. Sì. Terribile, è terribile l'attesa per entrare nelle liste, nei centri di procreazione medicalmente assistita, l'attesa quando fai trasferimento di embrioni. Io richiamo i giorni in cui ti senti incintissima, no? Cioè che magari tu non lo sai, ma stai ferma lì, bloccata, perché speri che questo... Poi magari sei deluso perché non è andata a buon fine. Sì. Ci sono donne che hanno addirittura tentato 20 volte di fare una procreazione assistita e magari non è andata bene. Il problema della PMA, cioè della procreazione medicalmente assistita, è proprio questo, che è un salto nel vuoto, cioè non c'entra niente la meritocrazia, non c'entra niente, c'entra che a volte va e a volte non va. E quindi anche il mio bisogno era proprio quello di restituire questa mia grande fortuna, il fatto che io potessi raccontare di esserci riuscita poteva essere anche per le altre uno stimolo. Un input, stimolo, certo. Sì, il blog come si chiama per cercarlo in rete? Il blog ha un nome lunghissimo, si chiama Mamma Mimmo Non Solo e nasce, diciamo, questo nomignolo buffo da, vabbè, una storia insomma un po' buffa. Io ho delle zie simpaticissime che chiamano mio figlio con questo diminutivo Mimmino e da lì poi c'è stata insomma un cambiamento, si chiama così, Mamma Mimmo Non Solo, proprio perché comunque non volevo che fosse semplicemente un blog che trattasse solo di maternità. Certo, infatti parlate di molti altri argomenti, quali sono quelli che tratti più facilmente, racconti storie o... Ma guarda, io parlo proprio di cioè, all'inizio volevo appunto che fosse un punto per le altre e poi potessi in qualche modo aiutare anche le altre proprio come luce di un tunnel, di un percorso. Poi ovviamente più mio figlio cresce, più mi trovo a parlare anche di altre cose, ma la cosa bella è anche una cosa impegnativa, è che mi scrivono tante persone, tante donne, raccontandomi proprio le loro storie e dicendomi guarda grazie perché tu hai espresso le cose che sentiamo noi, che magari non siamo riusciti a dirle in altro modo. E questo da una parte mi rende molto orgogliosa e molto contenta, dall'altra mi toglie anche, nel senso che vedi proprio che c'è tanta solitudine in giro.
e quindi ti rendi conto che viviamo in una società difficile, molto difficile. Una volta si scendeva sotto casa, si andava al parco e magari così si chiacchierava con le amiche. Oggi che si sta molto di più in rete, sta scoppiando questo fenomeno delle mamme blogger. Sta scoppiando Si ed parla anche di è. figli, si danno dei consigli anche sulla Sì. scuola, anche di bullismo, quindi insomma in qualche Sì. modo si fa rete. Si fa rete, questa è una cosa bellissima, si fa rete tra donne, ma sai qual è il discorso secondo me? È che la quotidianità trasversale a tutte le mamme esiste sempre, cioè esiste, è la nostra vita, cioè il lavoro, il C'è più figlio. solidarietà femminile, secondo te si è Ma fatto un salto di qualità? Perché secondo tra me uomini sì. c'è molta solidarietà femminile, ma tra donne c'è sempre stato così una molta discrepanza tra uomini e donne in questo senso. Secondo me, se tu racconti le cose con il cuore in mano, cioè se tu racconti la tua storia cercando, cioè, verità, nel senso togliendo assolutamente ogni tipo di parvenza, di finzione, sì, c'è la solidarietà tra donne. Devi arrivare al nocciolo, cioè devi arrivare al cuore duro, al cuore delle donne. A quel punto le donne fanno veramente squadra. Sì, credo C'è di sì. una storia che ti ha particolarmente colpita, di qualcuno che ti ha scritto, magari e ti ha confidato un segreto, qualcosa di suo, che ti sei sentita così, magari sorella? Sì, no, ce ne sono tante, guarda, credimi, ce ne sono tante. Una cara amica, perché ormai adesso è diventata un'amica, mi ha raccontato di tre esperienze, cioè tre tentativi, e mi ha raccontato la perdita, diciamo, il fallimento di questa ultima PMA. E l'ho sentita molto molto vicina perché mi ha raccontato proprio per filo e per segno questo grande dolore e mi ha chiesto aiuto. Beh, è stato molto toccante, molto, molto importante per me. Sì, Coinvolgente. assolutamente sì. Come sono queste mamme blogger? Ah, Perché ci sono. sono altre mamme che fanno le blogger, quindi vi interfacciate tra di voi. Certo, assolutamente. Hanno tanti impegni, siamo tutte molto stanche. Facciamo tutte le cose un po' come si dice, con una scarpa e una ciabatta. Con la ciabatta mentre si puliva, così, ma mi è venuta un'idea, adesso vado lì e scrivo un pezzo. Sì. E secondo me tutte da grandi volevamo fare le scrittrici, ecco, Ah, diciamo, ecco, questo di base c'è sì, un di amore per base. la scrittura. Sì, secondo me sì, c'è un amore per la scrittura e un amore proprio per la condivisione. Quindi sono tutte persone, hanno tutte un lavoro, sono tutte anche insomma professionalmente contente del loro ruolo Quindi la casalinga, quella inquieta, con i bambini che piangono, i piatti da lavare, i panni da stirare, diciamo la figura è quasi scomparsa. Ma tra le mie conoscenti, E sì, sono tante perché le sì. visualizzazioni del tuo blog sono 200 circa al Sì, giorno. devo dire di sì. E sì, poi a seconda, diciamo, di quello che uno posta, qualche volta uno posta La cosa più bella è una cosa. ovviamente Sì, questo. perché Le idee quando ti vengono? mi vengono Di di notte, mi vengono notte? al parco, mi vengono, ma anche dalla realtà, dai giornali, dalle notizie. Un po' dappertutto, insomma, l'ultima cosa che mi ha colpito, mi hanno chiesto appunto di fare poi un pezzo a quella poverina, quella donna morta in Inghilterra perché si sono sbagliati, le hanno scambiato l'appendice per un altro organo, quindi ecco, insomma, Appunto, sì, una insomma, cosa parliamo sempre di cosette anche abbastanza, qualcosa di leggero ogni tanto, però dai, sì, per non perdere assolutamente, l'esercizio della femminilità, sì. perché almeno quello è un punto di forza che nessuno ci deve togliere. Assolutamente mai, anche se gli uomini insomma ce lo rimproverano, noi siamo tutte troppo di corsa e poco con il tacco 12. Vabbè, ogni tanto scarpa base, ogni tanto tacco 12. Ringraziamo Raffaella Clementi per essere stata qui con noi ed averci raccontato chi sono le mamme di oggi. Grazie Raffaella. Grazie a te Alessandra. Grazie per averci seguito.